Rieccoci dunque in studio, grazie Maria Luisa Rossi Hawkins. Sconfiggere la SLA, la sindrome laterale amiotrofica, così abbiamo deciso di titolare questa parte conclusiva di questo spazio di TGCom 24. Presento le nostre ospiti, grazie di essere con noi, Daniela Cattaneo, Centro d'ascolto AISLA, e Viviana Tombolillo, volontaria invece di AISLA. AISLA è l'associazione italiana appunto che combatte la sclerosi, la SLA. E domenica, il 21 di settembre, in 120 città italiane ci saranno dei punti di ritrovo, vero? Per ricordare questa lotta molto molto importante, anche naturalmente per raccogliere fondi. Dottoressa Cattaneo, c'è bisogno di fondi naturalmente? Ho letto che c'è stato un calo anche di finanziamenti, per esempio nella cura a casa di chi ha questo male. La SLA è innanzitutto una condizione della famiglia e non solo del paziente. E a casa è il luogo più appropriato, più corretto, nel quale il paziente desidera convivere con questa difficile malattia. La presenza degli aiuti che ASLA dà a casa sono legati alla difficoltà che talvolta gli aspetti organizzativi o gli aspetti, se volete, anche legislativi non permettono una velocità di azione. Ecco perché la raccolta del 21 di settembre, ecco perché AISLA si sta battendo, nonostante una riduzione dei fondi di cui lei appunto parlava, che in quest'anno si sta manifestando. L'importante è capire che la SLA non è una malattia che ha bisogno di una continuità, ma è quella che ha soprattutto bisogno di continuità a domicilio presso la famiglia nel quale il paziente vive e dove il paziente desidera avere tutte le competenze, tutti gli strumenti per poter parlare, per poter muoversi ed eventualmente anche per poter superare i problemi difficili che questa malattia purtroppo può dare. Certo, quindi appunto lo ricordo, domenica prossima 120 piazze d'Italia, 120 modi per dare il proprio sostegno naturalmente ai malati, di fatto direttamente ai malati di SLA. Viviana Tombolillo, lei volontaria, Sì, io sono ci racconta la volontaria. sua giornata di volontaria? Allora, il volontariato per noi è proprio il contatto diretto con le famiglie. Praticamente noi molto spesso riceviamo le chiamate fin da subito, subito dopo la diagnosi, incominciano a mettersi in contatto con noi, a volte un familiare, soprattutto di solito è un familiare, a volte è il malato stesso che ci chiama. Quindi all'inizio vogliono avere informazioni su a quale centro rivolgersi nella zona, oppure qual è il centro dove rivolgersi magari a Milano, perché hanno speranza di avere un contatto con qualche centro di ricerca più grande, ma noi li indirizziamo in ogni momento, praticamente diamo i riferimenti del nostro territorio, ogni volontario si occupa del territorio che è il territorio provinciale, quindi ci sono 60 sezioni in quasi tutte le province italiane, quindi noi diamo i riferimenti del nostro territorio, diamo le informazioni su come ottenere i fondi per la malattia, su come procedere per ottenere ausili e tutto quello di cui hanno diritto in base alla patologia. Poi spesso organizziamo degli incontri con i malati e le famiglie, o andiamo a casa loro, oppure facciamo dei gruppi di incontro con le nostre psicologhe, alla quale partecipano i familiari, a volte viene anche, e praticamente in questi incontri ci si confronta su come affrontare la malattia, sui vari step. Possono essere argomenti Scusi, pratici, allora incontri a casa, incontri presumo, no? a Lei va a casa, casa noi andiamo a del casa, malato e sì. della famiglia che E lo della famiglia circonda e parlate in presenza del malato, con i anche sì, familiari? Sì. oppure incontri facciamo delle riunioni con tutti i familiari, Collettive. si chiamano gruppi di auto mutuo aiuto perché c'è appunto un aiuto reciproco. Chi ha già vissuto l'esperienza la racconta a un altro, dà un consiglio e si ottiene molto sostegno, si diventa amici, si sente meno soli, si è sempre più forti perché si sa che qualcuno condivide e ha vissuto o sta vivendo la tua stessa situazione e questo è importantissimo. Non sentirsi soli, perché infatti la diagnosi è veramente una doccia gelata e nel momento in cui si riceve ci si sente spaesati, Abbandonata. abbandonati, sì, questa è la parola giusta, abbandonati. E siccome io stessa ho provato questa sensazione ben 8 anni fa quando fu diagnosticata mia mamma,
ho deciso di diventare volontaria per far sì che nessun altro possa provare questa sensazione di abbandono, perché 8 anni fa non se ne parlava come adesso. No, cioè questo no. È proprio vero, poi ci sono stati anche la cronaca, ci ha portato dei casi drammatici, ma anche delle forti testimonianze, sì, no? Moltissimo. Daniela Cattaneo. Sì, le testimonianze dimostrano, quelle che arrivano ai mass media, come oggi la necessità di continuare a ricercare, a comprendere meglio questa malattia, a seguirla nel tempo, ha bisogno anche però purtroppo di professionisti che si possano dedicare a questo, che poi si possano dedicare nella ricerca, ecco perché c'è tutto un progetto di ricerca nazionale e anche internazionale, ma che si dedicano anche all'assistenza quotidiana. AISLA ha promosso ormai da 10 anni il centro d'ascolto, uno spazio dedicato alla famiglia, dove non solo ascoltiamo le problematiche che giustamente sì. I referimenti provinciali conoscono, ma permettiamo anche di dare risposte specifiche, perché all'interno di questo centro d'ascolto ci sono io come medico, ma ci sono gli altri miei colleghi di altre branche. Si spieghi esattamente come funziona? Praticamente il paziente, ma io direi chiunque, anche le persone vicine al paziente, la famiglia, il parente, può chiamare ad un numero che è presente sul sito. Questo numero consente di avere subito un dialogo con persone che sanno esatto quali sono i problemi, in qualche modo, che danno delle risposte puntuali ma anche prospettiche, cioè consentono alla persona di sapere di avere sempre qualcuno che può darti una risposta che può essere va bene questa medicina, può essere mi hanno detto di fare questo spostamento, può essere mi hanno valutato da un punto di vista di questo esame è opportuno, oppure c'è una criticità che i miei medici non riescono a comprendere, c'è un centro a livello nazionale che può essere più avanzato rispetto a questa tutte tematica. Tutte le domande, anche e soprattutto quelle tecniche di chi si sente, come dicevamo prima, abbandonato, ecco, c'è un numero. Si chiama AISLA e c'è un esperto o più esperti, così che rispondono a queste domande, cosa fare, cosa non fare, cosa verificare se ci sono cose da verificare, giusto? Assolutamente sì. Questo consente al paziente di non sentirsi abbandonato, innanzitutto, ma di avere anche delle risposte precise e competenti, perché il grosso problema della malattia SLA è che non ha un numero tale di avere così tanta esperienza sul territorio per ogni professionista, sia che questo sia un medico, un infermiere, un assistente sociale o anche banalmente un assistente familiare, una badante. La necessità quindi di aiutare chiunque, non soltanto il paziente e la famiglia, ad avere qualcuno che ti indica la risposta o che ti indica dove trovare dove le risposte all'interno del territorio nazionale. Chiarissimo, il tempo purtroppo è terminato, grazie di essere qui, davvero, grazie anche per quanto state facendo, ricordo però ancora una volta, è giusto farlo, 21 settembre domenica, 120 piazze italiane, raccolta fondi per AISLA, avete capito quanto è davvero utile per chi è malato, per le famiglie, per i parenti, per chi è vicino, chi deve sostenere chi è colpito dalla SLA. Grazie di essere stati con noi, termina qui il nostro spazio di approfondimento, non terminano qui ovviamente le notizie di TG Com 24, noi ci vediamo domani.